Madonna mia, bellissimo, bellissimo. Ciao ragazzi, piacere Francesco. Federico, Timeless Production. Francesco Guarnieri, ragazzi, semplicissimo. Non ragazzi, oggi questo è il nostro primo video ufficiale backstage. Allora, che pubblichiamo di lavoro? Ma io credo che siamo arrivati forse alla 12ª ora, quindi è una cosa fatta. Vabbè ragazzi, comunque ci siamo uccisi oggi, abbiamo fatto un bellissimo lavoro, no? Nonostante tutto, abbiamo fatto 40 sì, però non possiamo accennare niente. Dai, però ci vediamo e dobbiamo sbocciare, cioè, quindi... Sì, perché voi in realtà state vedendo questo video, ma l'abbiamo già finito. Esatto. E poi vedrete, cioè capite, è tutto un... La bottiglia dov'è? La bottiglia ci hanno rubata. Vabbè ragazzi, noi andiamo... Noi scappiamo. Andiamo a bere e poi ne parliamo dopo. Uno dice che Roma è bella, però sì, per carità, è molto bella, cioè Roma sì, è bella, il Colosseo, tante cose, è una città stupenda. Ma questo, voglio capire, questo ce l'hanno anche le altre città? Questo traffico? Io sono in ritardissimo, ogni mattina la stessa storia, tutte le mattine, guardate che bello. Questo è il famoso raccordo anulare. Mi uccideranno. Mi uccideranno, io già lo so, già lo so. Buongiorno. Buongiorno. Oggi vlog. No, oggi. Oggi Spotify niente. È bloccato. Oggi niente musica brutta. Oggi niente. Oggi niente contenuto americano. Buongiorno, buongiorno. Sai, fai ciao, saluta la telecamera, saluta la telecamera. Che dite? Tutto bene? Vabbè, un po' traffico, un po' tanto traffico. Oggi sarà tutto così, Che facciamo? Che facciamo, Francesco? Stiamo decidendo, ma non facciamo pure questo? Siamo bianchi in faccia, quale vuoi usare? Il nero? Allora questo mi ha dato, i pedali. I pedali. Francesco, io ho fatto. Così proprio. Oh yeah. Oh, il generale. Come generale, mamma mia, guarda che braccio. Guarda. Più buono. Ammazza. Smetti. Pesano 2 chili. Il fotografo così. Gli dici qualcosa, Pia? Tieni, è così, capito? Via bene. Pia, guarda la vena pure, la vena gonfia. Bella, questa la mettiamo qua. Inizio. Wow, sta sudando. Vai. Siamo l'arte, la manifattura italiana, capito? Qua. L'artigianato. Sempre molto silenzioso il maestro. Sì. Non hai dono di parola? Flavia, digli qualcosa. Quindi oggi fai 2 video, uno con questo e uno con quella cosa. Tutto. Guardatelo. Federico mi stava dicendo, io questa ragazza la conosco e fa. Sì, sì, io infatti a te ti ho visto da qualche parte, non so dove. Non lo so, no, ma tipo roba di televisione o qualcos'altro, no? Ma io lavoro su YouTube. Ecco forse perché. Sì. Capito? Vedi, questo come modalità d'approccio è vecchio però. Lo so, vero, poi con la telecamera in mano. Vediamo. Guarda come sbrilluccica. Vedi. Bella, mi è piaciuta. Natalini, sembri quasi più brava. Così brava. Capito? Aspetta, un trisom. Sì, ma così non mette a fuoco. Ma non si possono vedere, non si deve vedere. No, comunque è figa, brava. Brava, sì. Le faremo sapere, Natalini. Bella. Certo.
No, ha detto di no. L'uomo del monte ha detto di no, Guarnier? No, ha detto che la faccia. Ah, non va bene. Vabbè, ma quello t'ha fatto, mamma. Cattivo oggi, eh. Oggi sta avvelenato. Orlando, io ho fame. Io ho fame. L'ho sentito, pure la modella ha detto che ha fame. No, ma io non faccio testa. Ma lei ha fame. Dillo anche tu alla camera, no, vieni no, qua. No, vieni. Io non dico niente. Ah, perché sei struccata? Esatto. Ah, facciamo tipo l'uomo senza volto, dice. Tipo con la censura che non può parlare, no? Vedo l'uomo senza volto dice che ha fame. Esatto. Lei ha fame? Un po'. Sì. Lo vedi. Le modelle che dicono di avere fame. Ah, cornetto, cioè proprio un'ordinazione a parte proprio. Assuri, tu di che cosa hai fame? Ma perché ridi? Perché? Ma perché ride? Non capisco. Allora, prendiamo la molletta. Eccola qua. Allora ragazzuoli, allora qui abbiamo un fondoschiena. Quando va a largo il pantalone si fanno questi movimenti. Vai Fede, fai vedere. Fede, dove tocchi? Senza toccare però. Senza giura. Giuro. Ha toccato? Non ha toccato. Guarda, che esce fuori pure, capito, tutto il pantalone. Tutto il pantalone. Vai, muovi. Vai, moved. Cosa? Cosa come? Questo è il momento più importante. Che stai facendo? Io sono con Luca Gamberetti. Che stai facendo? Cercavo Luca Gamberetti, ma hanno fregati. Luca Gamberetti. La modella che mangia. Cioè, soltanto io non mangio. Okay. È una cosa un po' più. Capito, però come? Cioè, praticamente il G8 è nulla in confronto a questa decisione. Che è questo, guarda. Cioè praticamente qui siamo in qua 1, 2, 3, 4, 5, tutti a decidere la tua posa. Siamo il G8 praticamente. Capito? Tutti per lei. Ah, questa è la famosa amichetta che ci dice. Bravo, capito? Un piacere di conoscerla. Ecco, capito? Sony. Capito? Adesso ormai sarò il tuo terrore. Allora. Fede, oh! Mamma mia, Luna, hai premuto rec almeno? Certo! Adesso siediti? Così. Ma cosa? Ragazzi, ragazzi. In realtà sono due scalini, in realtà. No, vabbè. Basta, qui dobbiamo documentarlo. Lo dobbiamo documentare. Mi dici che, cioè, le modelle con i tacchi e te? Io che c'ho latte. Che c'ha latte proprio? Come le modelle in salata, io che siete. Ragazzi, abbiamo finito. Adesso festeggiamo. Così, no. Succederà. Speriamo vi sia piaciuto e non lo so, alle prossime pazzie. Grazie. All'anno nuovo. Adesso andiamo a vedere, ragazzi. Ciao, ragazzi. Fa la sorella maggiore. Allora, fanno tutti finta che non vogliono bere, capito? Poi il sabato sera si spaccano proprio in discoteca. Buon Natale. Auguri. E mangiate, ragazzi. E mangiate. Auguri. Bive. Gesimo posto ti dà. E bive. Gesimo posto ti dà.